Un giorno anch'io sarò forte come tutti questi che guidano le macchine. Non vedo l'ora che sia il mio momento. Ah, le famiglie che vanno insieme ed io invece a piedi, sempre con la mia biciclettina stupida. Poi sono anche nato povero, quindi ho proprio tutte le sfortune, mannaggia. Però almeno non sono da solo, quindi adesso vado con la mia amichetta e vediamo se riusciamo a svoltare la giornata. Ciao Anna! Ora ti aspetto. Eccoti. Da un quarto d'ora. Che guarda bello. Che hanno cercato di rubarci le biciclette tre volte. Due volte hanno cercato di investire me le biciclette. No, ma questo è terribile. E come lo te la so. Sei come te ne sei uscita da questa così situazione? Io cosa fai, tocchi la mia bici? Tu sei una forte, a volte ti invidio, tu sì che hai le carte giuste per farcela, io non lo so. Ma va là, guarda, con quei piedoni potresti andare ovunque. Smettila di dire stupidaggini. Ma sono nato povero, hai capito? Siamo tutti poveri, è per questo che siamo diventati amici, no? Certo. Mi hai rubato la bicicletta. Non importa, sono uguali. Vieni, guidiamola bene. Ok, allora, ho dato appuntamento. Aspettami però. C'ho un po' di problemi con la bicicletta. Ho dato appuntamento agli altri bambini poveri del quartiere. Allora, se tu vai avanti, io mi devo pareggiare. Ok, allora ho dato appuntamento. Aspetta, ho dato appuntamento agli altri bambini poveri. Se ti muovi, non riesco a dirlo. Allora, perché ho un piano per svoltarla, ok? Ho un piano per svoltarla. Era ora. Lo so, era ora, perché tutta la vita che ti dico sempre: questo è il giorno che ce la faremo, diventeremo ricchi. Che mi sono stufata un botto di ste scarpe a punta che mi fanno male. Dai, vieni, ho dato appuntamento da queste parti, in teoria dovrebbero essere vicini. Vedi, c'è la nostra amica Strecatto qui che sta guardando. Guardala. Ah, i tipi allenati. Ma che vuole diventare belle. Sono belle. Voglio essere come loro, ma non me lo posso permettere. Lo so, perché siamo poveri. Anche tu sei povero. Tu sei più povero. Io riesco a tirare su 2 chili con tutto il braccio. Ma guarda che per diventare forti così devi pagare l'abbonamento della palestra. Lo so, ma costa troppo. Devi essere ricco e noi siamo poveri. Te l'ho già detto che sei povero per caso. Sì, perché... me l'hai detto già 3 volte da quando ci conosciamo. 3 volte da quando ci conosciamo? Allora è pochissimo. Povero, infatti, povero. È pochissimo. Me 5 volte. Sei proprio povero, sei così povero. 6 volte. Sei talmente povero che a te non danno i soldi, ti danno le cose col baratto, talmente sei povero. Almeno ci vinco qualcosa. Perché ti truffano anche nel baratto. Non infatti è sei vero, povero. Io ho studiato ed è diverso. Senti, aspetta, no, c'è la polizia. Eccomi qua, ragazzi, sono Rocco il duro. No, vabbè, stiamo guardando le persone allenarsi, si può guardare. No, signorino, guardami un po' in faccia, tu fai parte della gang del bosco, vi sto cercando da una vita. Siamo gang troppo del bosco, ma siamo... Silenzio, sì. Siamo troppo poveri per il bosco, mi dispiace, ma... Va bene, troppo poveri, però ti tengo d'occhio perché tu hai la faccia di uno che Rocco il duro non si fa scappare, stai attento. Siamo bambini, siamo bambini. Ci stai andando a girare in bicicletta. Siamo un crimine, un travestimento, capito? Siamo bambini. Ma è pazzo, ma la pagano per fare il pazzo. Voglio fare anch'io il pazzo. Calma, perché stai zitta. Siamo la polizia, silenzio, sono la polizia, non potete farmi fastidio. Ci rivedremo tra un po', Siete poveri, anch'io ero una volta. Un po' di pena. Non ti preoccupare. Siamo poveri, ti sto dicendo. Ci dà un passaggio, per favore. Lascialo perdere. Arrivederci. Guarda, quando la polizia è salito in macchina tenendosi il mento. Vi tengo d'occhio. Si vede. Ma con cosa guida? Guarda, ti si tiene ancora il mento. Con cosa guarda ancora? Cioè, guarda, ho le tasche piene, non ho niente. Povero, che vitaccia. Vabbè, sentite, voi ragazzi, vi lascio qui a guardare i tipi che si allenano. Io torno subito. Poi ti diciamo come va. Sì, vai. Okay. È che tu c'hai l'appuntamento, no? Con gli altri bambini poveri della città. Infatti, è terribile questa cosa, mamma mia, tutti poveri. Certo, potevo avere un amico ricco. Se avessi avuto un amico ricco, sarebbe svoltata la vita per tutti. Perché vuoi un regalino a Natale che non te lo fa? Un iPhone 12, 13, 14, pure un 300 euro così sull'unghia. Non mi posso fermare, scusami, mi scappa quella grossa. Devi cagare? Che schifo. Sì, ma non si libera. Fermati, che ti insegno una tecnica, smettila. Quale insegnami? Qua che devo fare? Guarda, la puoi fare nei lavandini qua, vedi che... Ma non ci arrivo, guarda, salto. Arrampicati, bravo. Ok, ti lascio la privacy, sì, metto qua dietro. Ok, grazie mille. Intanto ti disturba se parliamo mentre fai? No, però parla a bassa voce, perché sai... No, faccio del mio meglio, sai che sono cacciarone. Oggi è il giorno che svoltiamo, hai capito? Che succede? Diventiamo ricchi? Io sono ricco... No, che schifo! Ma sei te! Tappati le orecchie! Ma
è colpa mia se sento. È il giorno che diventiamo ricchi oggi. Ho un piano per guadagnare. Hai un fazzoletto? No, che schifo. Basta! Ma puzzi di topo morto. Dammi un fazzoletto. Ma non ce l'ho un fazzoletto. Perché non siamo ricchi? Sì. I fazzoletti sono roba da ricchi. Ma noi. Che pizze come. Vabbè dai. Prendi un giornalino, qualcosa da te. Non ci sono. Oh, ma basta puzzare. Che schifo. Tira l'acqua. Ho finito Crozio. Oh, ecco qui. Dai, vieni. Ti sei lavato le mani? Sì, lì nell'altro lavandino però. Non è vero, te le sei lavate nello stesso dove c'è il cagato. No, nell'altro giuro. Che schifo. Guarda, annusa. No, oh, ti pesto e non farlo più, Dai, ho la gamba. Vuoi essere povero e rotto, guarda, stai attento. No, io sono ricco di sapere. Lo sapevi che i cammelli hanno preso sopracciglia? Ma non è vero nulla. Siamo poveri. Oh, cioè, ti pare? Capito che la conoscenza, però, se uno è povero. È importante! Ci abbiamo altri problemi, però, Hai mangiato oggi, per esempio? Guarda l'elicottero, no, non ho mangiato! Neanche io, siamo poveri, per forza! Forse ci sono dei datteri qui! No, sono velenosi quelli, per quello che sei andato in bagno di urgenza. È vero, non ricordo! Senti, vedi lì in quel campo di sabbia lì, quello è gratis. Dove? Buona, vorrà mangiarla! Non la devi mangiare! Che devo farci, scusa? Aspettami lì un attimo, vado a prendere l'altro amico! Dopo. So. Cioè veramente è una cosa terribile questo mondo, Poi essere poveri, già il mondo fa schifo. Se sei povero fa pure più schifo, È una cosa terribile. Ciao Lion. Ma tu chi sei, scusa? Cioè, io sono Alex, hai un dollaro, voglio comprare un panino. No, sono povero. Oh, ma quanto... io voglio un panino. Ma no, ce l'ho un dollaro. Poi tu un sei dollaro. Tu sei più grassoccio. Tu mangi. Ho raccolto 50 dollari. Te li sei mangiati. Dai, fai cagare. Cioè, nessuno ha da fame. Avevo fame. Cioè, siamo poveri e abbiamo pure un amico che mangia tanto. Così non c'è problema. Ma io avevo un po' fame, capito? E sei il doppio di noi. Cioè, per forza noi non mangiamo niente. Tu ci ciuli il cibo. Non ho voglia di camminare, Lion. Tu so che vuoi fare quella cosa grossa, ma io non sì, ho voglia. Cosa voglio fare? La cacca grande, non no, ho capito. No, l'ho detto questa cosa. Senti, non dobbiamo iniziare. Dobbiamo svoltare, Dobbiamo svoltare, per svoltare serve anche un po' di fatica. Ma io sono stanco. Ma io ho un'idea geniale per fare dei soldi. Ma io ho fame. Ma se facciamo i soldi poi possiamo mangiare. Ma sono pure povero. Lo so, ti do un pugno in pancia, smettila. Aia, che dolore, guarda che vomito il panino che mi sono mangiato prima. Magari me lo posso rimangiare. No, che schifo, no, eccessivo. Senti, vammi ad aspettare in spiaggia, d'accordo? Io rangrumo gli altri. Prendo la mia bicicletta. Bravo. Pare un cetriolo. Ma la spiaggia è dall'altra parte. Vabbè, dai, la troverà da solo. Penso che ce la faccia. Ah, che brutta la vita, essere poveri e con degli amici di cacca pure. Perché io non va? La mia bici. Sì, va là. Ci manca che te la rubano, guarda. Esatto, quella è la mia paura. Alla grande poi, non vuoi hai più un passaggio? No, a parte che poi come la guidi male, fai vedere. Ma così mi hanno insegnato. Perché guardi bici. Che non si è bucata la gomma. Per tutto il viaggio, però. Senti, non si sa mai. Vai in spiaggia, raggiungi il nostro amico Alex lì. Ma non lo vedo. È un cetriolo gigante, vedi. Si vede da lontano. Arca miseria, oh. Amici del cavolo questi sono. Cosa succede? Lion, non puoi capire. Stai rovistando la monnezza. Ho trovato la barretta più buona di sempre. Ma che schifo. Ma cos'è? Ma era solo leggermente leccata. Però vedere. Era buona. Sì, guarda, prendi. Ma è un escremento. No, ma l'ho mangiata. Era una cacca liofilizzata. Come si dice? Siccata. Era buona. Vabbè. Senti, vai in spiaggia da Alex che ti raggiungo subito, vabbè. Ma no, arrivo che... subito. Attenta! La madonna, ci manca che ci investino pure qua, Ragazzi, buongiorno, ho sentito che avete fame. Sì, ma non abbiamo soldi. Ho tante caramelle gratis per voi. Non ci posso credere, ma basta. Ma com'è possibile? Siamo poveri. Signorino, caramelle gratis, sali sul mio furgone, te le porto. No, sono povero, detto. Cosa ho capito che è povero, ma può salire sul mio furgone. No, perché sono povero, nessuno mi verrebbe a ripigliare, quindi cosa mi rapisci a fare? No, ma come? Ma allora sei povero, non ti posso anche rapire. Come ti chiami però? Giusto io per... sono Bob. Bob il rapitutto. Sono Bob il rapitutto. Come mi conosci? Sul giornale. Senti Bob, io purtroppo sei povero, ho capito. Sei povero, che ci posso fare io? Sono povero, quindi sto andando a racimolare la giornata. Va bene. Vabbè dai, se trovo qualcuno più povero di te lo porto. Sì, aspetta che c'è la mia compagna. Si è nascosta dietro le lei cespute. Vuole una caramella? No, è povera anche lei. Anche tu dove è povera? No, devi guardare assolutamente.
le sto fissando da 3 ore. Guarda cosa ho imparato. Aspetta, un attimo che ti faccio vedere. Aspetta, guarda, sì, questo è Pilates. Cosa stai facendo? No, no, guarda, 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 guarda. Ti sei strecciare le gambe. Guarda, oddio, la Madonna, ma che arte. Mamma mia, sono solo 3 ore che le sto guardando. Adesso però è ora di andare, perché è il momento ma di fare. Ma secondo te non ci riaccimolo dei soldini a fare sta cosa? Non credo, che chi pagherebbe potrebbe fare del male. Quindi andiamo via, vieni con me. Ok. Attenta, perché ho visto che c'è quel tipo là. Quello lì è uno che fa brutte cose. Quindi bisogna stare in mi guardia. Mi ha approcciato già 3 volte con le caramelle. No, Alex, dai, sali. Sono amici miei. Sono gratis. Poveri. Ma che loro gratis. Sono amici miei. No, oddio. Vai via. Che mossa pazzesca, Anna. Wow. Io l'ho detto. È la quarta volta. Ti ho detto che siamo poveri. Vai via. No, a me no. Vada via, no, grazie. Ma lui le voleva dire. Ma sai perché me ne vado. Fa schifo. Smettila, sì, di fare schifo. C'è il triolo gigante. Non ti devi saper trattenere. Fai schifo a tutti. Oh, ma dici, dai, come vuoi svoltare oggi? No, stiamo parlando che fai schifo a tutti. No, io non voglio parlare che faccio schifo. Se no vado a mangiare le caramelle di quel signore. No, non andare. Ma guarda, se ma vuoi andare. Ma quanti ne mangiati sta botta? Guarda che schifo. Quanto panini ho cimolato. Ma il culo a noi, cioè, scusami. Allora io ti espulgo dal cerco. Circo. Non la vogliamo più. Ma è inutile che gli dai pugni. Allora, ci state zitti. Ho avuto un'idea. Venite qui a rumiamoci, che vi spiego l'immagine. Ma è un segreto? Certo, è un segreto. Allora, ho avuto. Vabbè, ho avuto un'idea. Praticamente l'idea è questa. Ma tu non sai sedere? No, non me l'hanno insegnato. Sei cagato addosso, ho capito. Migliori. Vabbè, allora l'idea è questa. Vedete quanta gente c'è, bella gente qui al mare, tutti a prendere soldi. Bello, mi piace. E sono anche benestanti. Dagli zaini. No. Dai, fai proprio schifo, Beh, è una tattica, però. Ma cioè, ci sono dei panini. Ma fai proprio schifo, Tu sei povero e cattivo. Mi ha guardato sotto la gonna. Pure. Basta. Che schifo. Allora, lei dice le menzogne. Silenzio, l'idea è questa. Venderemo asciugamani alle persone in ma spiaggia. Ma non ce l'abbiamo gli asciugamani, siamo chi poveri. Chi te li dà? Li rubiamo a quelli che si allontanano. No. Questa cosa loro non la sanno, perché noi cosa facciamo? Facciamo scappare qualcuno. Poi il posto rimane libero e quindi possiamo vendere l'asciugamano usato di ma quella geniale persona e anche l'ombrellone. Mi piace un botto. Magari c'è qualche briciola di pane sopra. Potrebbe essere, per esempio, vedrete che qualcuno che ce la compra, qualche bella donna che ci compra le cose. Ma se ci vede Rocco il duro, il poliziotto. No, non ci vede Rocco il duro, perché sicuramente ci saranno un sacco di belle donne con cui potremmo confabulare. Ci penso io se viene Rocco. Allora ci dobbiamo dividere, però, perché così vendiamo più asciugamani e facciamo più dollari. Ok? Ok, allora, ci sto. Si parte dal basso, è importante. Allora io vado con Strecattina. Sì, siamo i migliori. Okay. Anche con me? E anche con no. Vabbè. Io sono sapiente. Anche con Alex, ok? Sì, che bella, andiamo invece, insieme. Anna è quello sapiente, ok, Stefano. Ho un nome, ok. Sì, sì. Quello che si caga addosso più che no. Andate dall'altra parte, ci rivediamo qui fra 5 minuti, d'accordo? Altra va bene, andiamo di qua. Ok, noi andiamo di qua. Venite, mi raccomando. Ho visto degli ombrelloni color turchese che secondo me li vendiamo bene. Dici? Ma non c'è nessuno proprio qui. Aspetta, qualche dell'estate. Qualche bella donna, qualche seria donna, qualche anche se brutta, noi vendiamo lo stesso, non ce ne frega nulla. Guarda allora quella che è uscita adesso dall'acqua. Uscita dall'acqua, una bella donna. All'allero, che bel sole che c'è oggi. Ma io sento cantare, ma non vedo nessuno, come mai? Ma sono davanti a lei, mi scusi, ma è che ma è basso. Ma non vedo, strana questa cosa, No, signori, l'uomo invisibile. Va bene, continuo il mio passeggiato. Ma no, bella faccia nel vento, capito. Ma voi vedete qualcuno qui? No, no, io no. Perché non c'è nessuno, palesemente. Cioè, non c'è letteralmente nessuno, quindi sarà un'illusione andiamo ottica. Avanti, andiamo avanti, sarà prendiamo il vento, magari che porta velocemente il suono. E però non c'è. Se mi faccio investire, mi dai soldi. No, vado, non è una vado buona. Mi ha colpito. Non si è neanche fermato. Ma è scappato. Guarda, oddio, che non abbiamo i soldi per i cerotti, quindi. Oh no. Va bene, ho sentito delle urla, tutto bene? Sì, però
Lei, secondo me, prende a cazzotti la sabbia. Non ha bisogno dell'asciugamano. Ovviamente. Beh, però noi vendiamo asciugamani posti mare, bellissimi. Ma perché sono un po' sudata ultimamente, perché mi alleno molto. Si vede, e quindi se mi date l'asciugamano possiamo aiutarti servirebbe. Noi. Ecco, stai zitto, strecatina. Vieni che ti faccio vedere. Come ti chiami, signora bella? Io mi chiamo Abigail. Abigail. Allora, che bel nome, adorabile. Adorabile Abigail. Allora, hai un dollaro per un panino? Stai zitto. Oh. No, non ho soldi, come sono in costume. Basta, ti devi stare zitto. Aia. Ok, scusi, che quello lì fa anche venire brutta figura. Sì, mi fa un po' paura. È fuori infatti. Forma. Allora, abbiamo questo qua nostro, questo posto mare qui, un po' sporco sì, di sabbia. Però troppo arancione, non mi piace. No, va bene, infatti non glielo volevo neanche dire. Allora, per lei Abigail, che è così femminile e sensuale, questo qui, questo posto mare qui, guarda. Oh, bello. Questo è in pandan con il mio costumino super pandan. Fit. Allora, $5 questo qui per 2 ore suo. Bellissimo. $5 per 2 ore, così poco? Certo, perché noi siamo scontati. Che casello di sabbia, mi c'è anche il pallone. Zitto, devi stare zitto. Cetriolo maledetto. Sì, $5. Va bene, bel bambino, te li metto in tasca i soldini, va bene? Grazie. Eccoli qua, Oddio, va bene. Vabbè, grazie. Niente, buon divertimento, piccoletti. Aspetta, dobbiamo dividere i soldi. Raga, ma in tasca non mi ha messo niente. Dai, c'è il suo numero di telefono. La sabbia? No, amici. Ma tu fai? Non possiamo andargli dire niente. No. Oh, dai, oddio. No, so wrong. E non abbiamo un cellulare. A parte perché siamo poveri, effettivamente. Porca miseria. Oh, tu hai rotto le palle, rovini il mercato. C'è triolo maledetto. Ma perché rovino io il mercato? C'avevamo $5, erano 5 panini. Sì, ma se arriva una persona ben in forma e vede te che sembri una pancia con le gambe, e secondo vabbè, te? Poi vado con gli altri se non mi vuoi, eh. No, va bene, puoi rimanere. E chissà come sono andati loro. Mi sa male perché li vedo correre nella sabbia senza soldi, quindi sembra che siamo poveri di nuovo. Oh, un banchetto di hot dog incustodito. Oddio. Prendiamo tutto. Oddio, sembrano buoni. Avviciniamoci, faccio il palo io. Ok. Non mi vede nessuno, okay, tanto sono smart. Bravo. Allora, in teoria non dovrebbe arrivare il venditore, no? Secondo voi possiamo agguantare questi hot dog? Sì, prendi tutto, cioè, prendi pure la salsa, è tutto buono. Bisogna stare. Oh, ciucciamoci il ketchup. Cosa dite? È buono quello, sì, eh. Ok, dai, ciucciaccio, prendilo. Oddio, dai, anche mi sta arrivando qualcuno. Amico, spettacolo. Basta, è morto. Ma perché? Vabbè, siamo una bocca in meno. Secondo me è andata bene. Amico, stava ciupandomi il taco. Lei ha ragione, voleva ciupare. L'abbiamo aiutata ad acchiappare quel manigoldo. Ci dà un premio? Vai, metta in tasca un dollarino, dai. Veda un taco. Dai, metta in tasca un taco. Sì, un taco. Va bene, dai. Ecco qua, mi taco. Sì, muy bueno, mi taco. Ma dove mette le mani? In tasca. Grazie. Ok, fammi controllare. Vabbè, no, un'altra volta il numero di telefono. Chiamami. Basta, ma è una città terribile. Mi dissocio dalle usanze di questa città terribile. Senti, vi è andata bene, Anna? No, per niente, abbiamo sgonfiato tutte le ciambelle. Abbiamo detto, ci sono topi, scappate. Ma ci prendevano solo con la sabbia in faccia. Ti hanno dato dei soldi in tasca te? Solo sabbia. Ok, vabbè. Io a me ho rimediato qualche alunno di telefono. Che hai rimediato qualche alunno? Qualche alunno, ho dato le lezioni di ripetizione. Ma chi se ne frega, siamo poveri. Guarda, abbiamo soldi. Ma non le pagano, è un imbecille. Secondo voi lo pagano, no che non lo pagano? E poi da un bambino. Ho un'idea migliore. Effettivamente questa qui di vendere i posti in spiaggia non ha funzionato, perché la gente sta in spiaggia gratis e quindi va a finire peggio. Possiamo provare a fare una cosa più intelligente. Possiamo salvare la gente in acqua. Non c'è nessuno in acqua, c'è vento e sembrerebbe non funzionare. C'è una signorina lì. Dove? Lì nell'acqua, vedi? Ma non mi sembra che abbia bisogno di essere salvata. Andiamo ad affogarla. Allora qualcuno la affoga, esatto. E poi tu la salvi. Ok, ho un'idea. Schifoso? Sono io? Presumo. No, quello... sono tornato, ecco. Dall'ospedale. Davano i pulini gratuiti. Però li avevo presi anche per voi. Però durante il viaggio l'ho mangiato. Che schifo che fai io. Vabbè. Senti, fai una cosa. Vedi che c'è in mare una signorina di là? Sì, che bella. Allora tu vai, la acchiappi, la affoghi e noi la salviamo, no. Ok? E se arriverò col duro mi mette al cattabuia. Magari, guarda, speriamo. No, ma ci vuole da mangiare. Vai. Ok, andiamo dietro, aspetta. Ma perché si becca tutto lui il cibo gratis, però? Non lo so, sembra proprio una coincidenza astrale che magari funziona così. Ma quanto corre!
amore. Perché quando si parla di mangiare, ma secondo me galleggia? Non riesco a nuotare. Secondo me no. Ma è lentissimo. Dai, nuota di più. Nuota. Gestione. Vai, sburralex. Sei quasi, no. Bravo, vai ancora qualche bracciata. Ma quanto è veloce. Yeah. L'ha affogato. No. Oddio. E mo dobbiamo ma salvare noi. Sta scappando. Sta scappando. Andiamo. No. Chiamiamo la polizia così non ci mangia il cibo. Polizia! 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 Attenzione, attenzione! Ho visto! Sono il duro, ragazzi, sono il duro! Ah, penso solo lui, eh! Ci penso io, l'ho visto! È stato lui, aggredisce il cazzo di mare! Di brutto! Taglio! Schifo! Taglio! 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 Bravo! Bravo! Hai visto, hai fatto proprio bene. Ragazzi, la giustizia ha fatto il proprio dovere, sono veramente... Lei è proprio bravo, signor Rocco. A un euro? No, è illegale. È illegale, soldi. È illegale. È una caramella? Stai zitta. Secondo me... Una barretta? Zitti. Oh. Secondo me... No, ma questo qua io lo vedo... Io vedo lì. Cioè, ma basta. Lo metto in galera. In galera, in catapulta. Ma poi la finirà di morire come un imbecille. Non lo so io, eh. Scusi se i miei amici sono indiscreti. Però noi, vede, siamo poveri. E quindi abbiamo bisogno ma di... Ma me l'ha detto 8 volte che sei povero. Sei neanche giovane. Trovate un lavoro, capito? Ai miei tempi, ragazzi. Ero già in polizia. Restavo se, tutti. E infatti, è questo che volevo... Se magari può consigliarci un lavoro onesto da fare. Comunque l'acqua sta salendo, sto annegando di brutto. No, infatti spostiamoci. Ma è annegata una. Che miseria. Anna, tutto il vestito bagnato. Guarda qui, c'è il pesce. Non ci siamo accorti scarpe. Che saliva la marea. Senta, quindi un lavoro onesto. Sì, dai. Guarda, io veramente ne conosco uno. Andate a lavare le macchine, i finestrini della gente, capito? Vi pagano di brutto, io l'ho fatto, eh. Va bene, mi piace, possiamo farla questa cosa. Iniziare dalla mia, se volete. Abbiamo le spugne. Usiamo i vestitini, tipo la mia giacchettina. E il detersivo? Sputiamo sopra. No, in che senso? Ok, andiamo, venite, è una buona idea. Andiamo a... Cerchiamo le macchine. Lì è la sua macchina, lì è la sua macchina, laviamo la sua. Ok, va bene. Perché vai di qua ancora? Non lo so.